Inizia questa sera ufficialmente la nuova stagione per la Pallavolo Alba, una stagione che vede la società albese ripartire praticamente da zero. Presidente, che stagione vi aspettate e da che punto riparte la Pallavolo Alba? Bene, beh, la Pallavolo Alba diciamo che non è che parte da zero perché comunque parte con una nuova stagione, la 2016-2017, però ormai sono tanti anni che la Pallavolo Alba è sul territorio. E partiamo con una squadra di Serie B che l'abbiamo presentata questa sera, una squadra ben allestita dove speriamo e pensiamo di poter ben figurare. Ma quello che mi preme dire è che comunque continuo sempre a essere presidente della Pallavolo Alba perché il nostro intento non è solo seguire la prima squadra che è in B, ma tutte le nostre giovanili che in questi anni stanno crescendo, ci stanno dando dei buoni risultati e su questo noi punteremo molto. La componente albese e la componente giovane, l'impressione che sia estremamente forte in questa squadra che va a affrontare il campionato di Serie B, segno che avete lavorato bene con i giovani e sul territorio. Sì, sicuramente avremo al nastro di partenza dei giocatori di Alba e questo ci fa molto piacere perché comunque presentare qualche albese nel sestetto o nella squadra è molto importante e saranno tutti ragazzi comunque di qui vicino. Difatti sono o di Alba o di Asti o di Torino, pertanto non abbiamo più gente che viene da fuori, ma abbiamo puntato su tanti giovani di Alba e delle vicinanze. Che cosa vi aspettate da questo campionato? Il campionato scorso non è stato semplice, quest'anno cosa vi attendete? L'anno scorso non è stato semplice perché aveva un campionato di B1. La B1 è stata una serie veramente molto molto importante dove c'erano squadre molto attrezzate e dove noi avremmo speso i soldi, ma c'erano delle società che avevano speso il doppio di noi, annoverando dei signori giocatori. Noi quest'anno non facciamo proclami, noi speriamo di poter far bene e sono sicuro che questa squadra può darci delle soddisfazioni. Non posso dire, il nostro obiettivo oggi come oggi è di fare bene, sicuramente di salvarci e fare un campionato che possa dare soddisfazioni sia a noi che al pubblico che ci segue.